Bestia di Scalogia. Buongiorno, buongiornissimo da Billund. Sono di nuovo al Legoland Hotel. Oggi finisce, o perlomeno oggi devo levare le tende da questo bellissimo posto, con mio grande dispiacere, perché oggi andiamo realmente a lavorare. Allora, da quello che ho capito, oggi insieme a Ford visiteremo la fabbrica dove vengono prodotti i Lego. E poi dovremo fare una masterclass con un tipo che fa il pilota. Intanto io sto provando questa YI camera di Xiaomi ed è molto carina, è super low cost, tipo costa sui 70 euro se non erro, e per quel che costa si sta comportando davvero bene. Non mi aspettavo assolutamente questo tipo di risultato, quindi proverò ad utilizzarla ancora un pochino durante il resto della giornata. A dopo! Io voglio questo drago, è bellissimo! Metti le dita nel naso del drago. Thank you. Opla! Lezione velocissima di danese e mi hanno detto che stiamo andando a Kornmarken, right? Kornmarken. Adesso sono stata bravissima. Dove faremo la nostra masterclass e vediamo un po' cosa succede. Io non ho ancora capito cosa faremo. Tu l'hai capito? Ma andiamo, andiamo. Siamo arrivati alla fabbrica di Lego ed ecco qual era il nostro masterclass che dovevamo fare. Innanzitutto ho scambiato quattro chiacchiere con Harry Tinknell, che è un super mega pilota, ha vinto anche addirittura un Le Mans con questa Ford GT. Ma la cosa bella qua è che probabilmente ci faranno gareggiare per montare i Lego. E la cosa che mi lascia un po' così è che è proprio una gara. Adesso vi faccio vedere perché. Una gara di costruzione, corsa, rebuild, creatività. Io perdo, sicuro. E io sono questa qua. GQ Italy, oggi sono io qui. E devo battere tutta questa gente. Beh, Vanity Fair la batte facile, guardala lì. Vanity Fair, ti batto facile. Abbiamo anche il punteggio. Certo. Ti ammazzo. Ma che aggressività! Intanto questa è una versione della Ford GT che usano per correre a Le Mans, non è quella, diciamo, quella che si usa per andare in strada, anche perché adesso è in produzione, e il buon Henry, che è quello lì che sta parlando con gli youtuber danimarchesi, guida questa Ford GT. Che meraviglia! Che meraviglia! Gianna Nannini su Radio Number One con la sua Io. Allora, abbiamo detto che saremo andati fino in Danimarca. Allora, squillino le trombe perché già lì insomma c'hanno il re e la regina, ma noi abbiamo la principessa della tecnologia collegata con noi. Buongiorno, buongiorno, come stai? Allora, bene, oggi bene. Mi sono ripresa dallo shock di Legoland chiuso. Allora, riassunto delle puntate precedenti, che per voi che magari ieri non avete ascoltato il programma, c'è Fiona che a volte viene a trovarci, ma proprio come passatempo, quando proprio non ha niente da fare. Quando non ha niente da fare. Esatto, giusto. Allora, ci aveva detto per settimane che sarebbe andata a Legoland, salvo arrivare ieri a Billund in Danimarca e scoprire che il parco è chiuso. No, sì, esatto, una roba tristissima. Però adesso ho scoperto bene che cosa faremo e sono contenta lo stesso, insomma, perché mi è andata bene. Allora, racconta anche a noi, dai, rendi felici anche noi, dai. Sì, allora, oggi sono qui con Ford, ma anche Lego, perché stanno lanciando un nuovo set di Lego Speed Champions, di macchinine Ford tramutate in Lego. Esattamente, sono la Ford GT e la Ford GT40. Sono tutte e due auto che corrono sulla 24 ore di Le Mans, e cioè la 40 è quella dell'antichità, in modo che i figli e i papà possano giocare insieme. Questo è quello che ci ha detto il designer Lego, quindi è stato pensato per questo. Quindi vuol dire che insomma faremo... dopo la McLaren, dopo la Ferrari, dopo la Porsche, adesso a questo punto in casa mia entrerà anche quella scatola, quindi devo mettere via i soldini nel salvadanaio essenzialmente per preparare quel momento. Ok, mi e cosa fate oggi? Allora, io vedo qua un cartellone con tutti i nostri nomi e delle colonnine. In poche parole, dobbiamo sfidarci tra di noi prima di tutto a costruire tutto il set. Penso che poi ci daranno un punteggio, non ho capito sulla base di che cosa. Poi dobbiamo correre con queste macchinine perché hanno le ruote, quindi sono funzionanti, dobbiamo sfidarci con le macchinine. Dopo che ci siamo sfidati, queste si rompono sicuro perché giustamente i pezzi si staccano, dobbiamo ricostruirle, e per tutte queste attività ci daranno dei punteggi. Cosa vinciamo non si sa, io spero il set. Però
proveremo l'ebbrezza di montare questo nuovo set che non è ancora stato lanciato sul mercato. Siete tutti adulti, giusto? Ovviamente siamo tutti. Certo, no, che è consolante questa cosa, devo dire che è consolante. Cioè, se vuoi una mano, adesso mio figlio è all'asilo, però se vuoi una mano lo chiamo, magari un aiutino nel capire le pagine delle istruzioni della Lego te lo può dare, insomma. Tra l'altro tutto ciò oggi avviene all'interno della fabbrica di Lego e più tardi andremo a fare un giro proprio nell'impianto dove creano i mattoncini. Che meraviglia, ma che meraviglia, guarda, io voglio rinascere influencer. Vabbè, divertiti, facci sapere. Grazie. Come va. Ma scusami, le istruzioni sono in danese, per curiosità? Non lo sappiamo ancora. Okay. Dopo te lo dico. Si vede che non hai mai acceso un Lego in vita tua, ovviamente, perché non c'è la lingua nelle istruzioni. Lo so. Va bene, dai, facci sapere. Più tardi facciamo un aggiornamento su come sta andando la tua gara. Ciao. La prima sfida è costruire noi stessi, giusto? Esatto. Ok, allora devo cercare me stesso. La banana è fighissimo. Va bene, no, we don't need any banana. Oh, devo trovare dei set che mi assumono. Questa on a plein d'éléments pour qu'il y ait des personnes. Qual è quello che mi assomiglia? Cioè, questa è a posto. Queste sono le istruzioni e questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno per montare il nostro set. Mi sono messa vicino a Harry, che l'ha già costruito e quindi mi dà i suggerimenti. I can copy you. Absolutely. Ok, thank you. Il nostro amico designer qua ci darà una mano. He'll give us a hand. Comunque sta andando tutto bene, guardate qua, siamo tutti al lavoro. Everybody's working hard. Sono indietrissimo rispetto agli altri, io voglio piangere, ma adesso ce la farò. Stai sentendo assomigliare una macchina? Vai. L'ho finito, non c'è neanche uno sticker attaccato, ma l'ho finito. Cioè è una Ford perché c'è scritto Ford, però vabbè, adesso attacco anche tutti gli sticker, dai. Tutto questo casino qua per terra è tutta una creazione mia, artistica. Sempre per il principio del... Tocca tutto. Questi sono i risultati. Ecco, io 44. C'è chi ha fatto molto peggio. Ma io non voglio, poi lei si rompe, si fa male, guardate come si fa male. Cioè praticamente ogni volta lo allontana di un pochino. E sono tornata, erano tutti al lavoro, ho detto che diavolo succede qua? Vedete, ci hanno portato questo robo gigante. Mi hanno detto che dobbiamo migliorare la nostra macchina in modo che possa saltare meglio. Io farò cagare lo stesso, ma va bene, proviamoci. You are the expert, what do you suggest? I think weight is gonna help you out. So heavier. Bigger wheels, heavier. Il mio nuovo amico Craig ha detto di mettere delle ruote più grosse, ma non ci stanno. Mi ha trollato. Oh. Do you reckon yes or no? Yes. Ouch! Il cibo, andiamo a prendere il cibo. Là, un Lego pranzo, che ore sono? Il Lego pranzo delle ore mezzogiorno 16. A bocca piena, ma stanno facendo. I premi, non vinceremo niente, ma i premi. Come previsto non ho vinto niente, ma fa niente, però ho mangiato in tutto questo. Ho i buchi sulle calze. Quanto siamo belle. Regola numero uno, come nel Fight Club, non toccare niente. Potete dire tutto quello che volete di Lego, ma non si tocca niente. È tutto automatizzato. Qui prendono vita i mattoncini.
questi macchinari fanno 300.000 mattoncini all'ora. Guida ci ha spiegato che qui a Billund vengono semplicemente stampati, non si sentirà niente, stampati i mattoncini e vengono poi spediti da qualche altra parte per poter poi impacchettarli nei veri e propri set. Quello schermone lì in alto invece mostra quali sono le macchine in funzione e quelle invece che sono ferme. Mi lasciano sempre indietro. Ai. Guardate quanta sexitudine in una donna sola. Benvenuti nel film dell'orrore fatto da Lego. Qui è tutto buio, ci sono dei rumori strani. Qui in poche parole prendono tutti i pezzi e li immagazzinano in questo posto immenso. E una volta che sono immagazzinati sono pronti per essere presi e spediti da qualche parte. Sono riuscita a rispettare la regola del non toccare niente, anche perché ho già toccato tutto prima. Tocca tutto, tocca tutto. Breve ma intenso, però finisce qui il nostro giro della fabbrica di Lego. Ma io volevo vedere molte più altre cose. Anche il bancone è fatto di Lego, ma soprattutto i lampadari. Ma che figata. Poi l'ho scritto con la I normale perché pensavo di non riuscire a fare la J e in effetti poi non è stato così difficile. Un grande rammarico, il nostro giro alla fabbrica di Billund, che belli questi pompon, il nostro giro qui a Legolandia, perché qua è tutto Lego, finisce qui. Un saluto da me e un saluto da Ford GT, mi raccomando ricordate di iscrivervi al canale. Tanti baci e tanti abbracci, ciao!